Come installare un sistema di videosorveglianza. Livello di difficoltà un martello. Con una connessione internet a banda larga, in pochi minuti possiamo installare un sistema di videosorveglianza che registra i dati e li visualizza in diretta, sul posto o a distanza. Servirà un kit di videosorveglianza. Dobbiamo avere a portata di mano una matita, un trapano e un giravite. Gli elementi del sistema comunicano tra loro tramite la rete elettrica. Per prima cosa, installiamo il software sul PC e seguiamo la guida in linea. Quando compare il messaggio, colleghiamo il cavo blu all'interfaccia di rete. Poi inseriamola nella presa elettrica. Colleghiamo l'altra estremità del cavo blu a una porta libera del PC. Quando compare il messaggio sullo schermo, apriamo lo sportellino della videocamera e colleghiamo il cavo giallo. Richiudiamo e colleghiamo l'altra estremità del cavo giallo all'alimentatore e colleghiamolo alla presa. Per ottenere la massima visuale di un ambiente, posizioniamo la videocamera in un angolo. Appoggiamola su una base sopra uno scaffale, una mensola o un mobile. Possiamo utilizzare la ventosa e fissarla a un vetro pulito, orientata verso l'interno o l'esterno. Il sistema di ancoraggio mantiene il cavo attaccato al vetro e al muro fino alla presa elettrica. In alternativa, fissiamo il supporto orientabile al muro o al soffitto. Segniamo i punti. Foriamo, avvitiamo e montiamo il braccio di supporto. Orientiamo la videocamera nel senso desiderato. Il kit viene fornito con una sola videocamera, ma il sistema è estensibile e può gestire fino a 6 videocamere per interno o esterno. Il software imposta e attiva le diverse funzionalità del sistema. Se il software non riconosce la videocamera, la possiamo reinizializzare con la punta di una graffetta. Attraverso le spie luminose possiamo controllare il rilevamento del movimento, la registrazione, la diagnostica e il blocco di alimentazione dell'interfaccia di rete. La videocamera è dotata di uno slot per micro SD. Se la inseriamo in un adattatore, possiamo visualizzare i dati sul PC. In qualsiasi momento, una connessione internet ci permette di controllare a distanza la casa in nostra assenza.